c'è una mancanza, su un totale di 20 giudici c'è una mancanza di 5, più la mancanza del presidente del tribunale, più la mancanza del dirigente amministrativo. Questa è la carenza nell'organico del tribunale di Arezzo, un tema tanto caldo quanto preoccupante che è stato al centro dell'incontro convocato per oggi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, al quale hanno preso parte anche i parlamentari aretini. E comporta che i tempi si dilatano, è un discorso, come dico spesso io, ancor più che matematico, di tipo aritmetico, a meno di abbattere decisamente il livello qualitativo e fare le cose in modo raffazzonato, ma questo non è possibile perché la giustizia deve svolgere il suo lavoro dando risultati e dando risposte a livello come la cittadinanza si merita, del livello qualitativo che si merita. C'è bisogno del tempo che ci vuole per prendere le decisioni in ordine a ogni singola questione, e quindi questo comporta inevitabilmente, pur col massimo sacrificio di tutti, la dilatazione dei tempi. Da Arezzo sono partite le richieste di avere un numero di magistrati in organico maggiore e comunque di riempire quei posti vuoti che sono all'interno dell'organico, che al momento mancano e stanno mancando sempre più. Una situazione grave già denunciata con un'apposita delibera dal Consiglio alcuni giorni fa ed adesso messa nuovamente nero su bianco in una lettera che sarà inviata al Governo, sottoscritta anche dai parlamentari eletti nel territorio aretino. È un punto di partenza, ovviamente, che dovrà poi svilupparsi nei modi, come abbiamo detto, nell'ambito di ciascuno dei poteri di cui dispone. Però penso che sia un buon inizio.